Nella trappola del tempo ci finiscono anche loro, gli insegnanti. E un'altra delle trappole in cui sono un po' avviluppati insegnanti, allievi e naturalmente anche genitori è quella della bugia, che Pennac nel libro chiama con un'espressione bellissima le verità corrette. Oui, c'est-à-dire que le mensonge, c'est une façon qu'a le mauvais élève d'essayer de créer un peu de cohérence dans sa vie. In effetti la bugia è un metodo che adotta il somaro per mettere un po' di coerenza nella sua vita. Quand il arrive en classe, il n'a pas fait son devoir. Arriva in classe e non ha fatto i compiti. Il y a plusieurs solutions. Ou il ne l'a pas fait parce qu'il a fait autre chose. Allora, le soluzioni sono diverse. O non ha fatto i compiti perché ha fatto un'altra cosa. Et il ne peut pas dire au professeur, je n'ai pas fait votre devoir parce que j'ai fait autre chose. Naturalmente non può dire al professore non ho fatto i compiti perché ho fatto un'altra cosa. Perché Parce que ce serait une agression. sarebbe un'aggressione. Ou il n'a pas fait son devoir parce qu'il n'a pas compris Oppure non ha fatto i l'énoncé. compiti perché non ha capito il compito che doveva fare. Et il ne peut pas non plus dire au professeur, E anche in questo caso non può dire al je n'ai professore pas fait votre devoir parce que je n'ai pas compris l'énoncé. non ho fatto il compito perché non ho capito in cosa consistesse. Parce que ce serait avouer sa bêtise. E questo sarebbe un modo di ammettere, di confessare la sua idiozia. Alors il invente une histoire. Allora si inventa una storia. Maman est morte. È morta mamma. Et le professeur, il dit, ta maman est morte, pauvre petit. Ensuite, il rentre à la maison. Poi torna a casa, Et dopodiché. là, il voit maman. Lì c'è la mamma, viva. Et la mamma lui demande, alors comment ça s'est passé à l'école Allora, aujourd'hui? la mamma dice com'è andata oggi a scuola? Bene, bene, perfettamente bene. Deuxième mensonge. Seconda bugia. La mamma sait très bien que c'est un La mensonge. mamma sa benissimo che è una bugia. Mais le problème, c'est que c'est le 392e mensonge du trimestre. Ma il problema è che è la 392esima bugia del trimestre. Et ce soir-là, elle est fatiguée. E quella sera è stanca. Ce soir-là, elle ne veut pas que le dîner familial tourne E mal. non vuole che la cena proprio finisca male. Elle ne veut pas en parler à son mari. Quindi non ne vuole parlare col marito. Elle ne veut pas montrer le carnet de notes au mari. Non vuole far vedere il voto che ha preso il Parce figlio. qu'elle veut pouvoir dîner en famille une fois de temps en temps dans la paix. Perché vorrebbe cenare una volta ogni morte di papa in famiglia in santa pace. Et le professeur aussi a accepté le mensonge. Ma anche il professore ha accettato la bugia. Parce que combien a-t-il d'élèves dans la classe? 35? Perché quanti alunni ha? Mettiamo 35? Combien a-t-il de menteurs dans la classe? Quanti bugiardi in classe? 33? 33? Est-ce que c'est ce che dit le professeur? È quello che si dice il Est-ce que mon professore. métier consiste à enquêter sur la vérité et le Ma il mensonge? mio mestiere è di indagare sulla verità e sulle bugie? Alors, de toute façon, la seule chose qui compte, c'est le devoir n'est pas rendu, zéro. Allora, l'unica cosa che conta per lui è, non c'è il compito? Zero. Ce qui fait que tout le monde se trouve associé dans une sorte de complicité du Per mensonge cui sono tutti coinvolti in una sorta di complicità della bugia, che qui établit une vérité in qualche modo viene a creare una verità, qui est la vérité du fiasco cioè scolaire, la verità del fallimento scolastico. mais dont qui ne sera énoncé qu'à la fin de l'année. Ma che si espliciterà, verrà enunciata solo alla fine dell'anno. Quand sur le livre on trouvera Quando écrit, sulla pagella on trouvera troviamo. écrit il terzo trimestre sarà decisivo. C'est ça.
C'est ça. Et alors cette question du mensonge, c'est une question qui en tant que professeur. E quindi in quanto professore, questa questione della bugia m'ha énormément intéressé. Mi ha interessato molto. J'ai beaucoup travaillé sur le mensonge. Nel senso che ho lavorato molto sulla bugia. Parce que le problème du mensonge, c'est qu'il rend les gens fous. Il problema della bugia è che fa impazzire la gente. C'est pas le mensonge n'est pas pour moi une affaire morale. Per me la bugia non è una questione morale. Mais il pose la question du statut du réel. Però solleva il problema dello status del reale. Et alors, c'est autre chose, mais j'ai énormément travaillé là-dessus avec mes élèves. Insomma, senza dilungarmi, ho lavorato veramente tantissimo su questo aspetto con i miei studenti. Et c'est pour ça que je dissocie avec eux l'imagination et le mensonge. Ecco perché con loro tendo sempre a fare una dissociazione tra la bugia e l'immaginazione. Non ci arriverò mai, prof. Come dici? Non ci arriverò mai. Ma dove vuoi andare? Da nessuna parte. Non voglio andare da nessuna parte. Allora perché hai paura di non arrivarci? Non voglio dire questo. Che cosa vuoi dire? Che non ci arriverò mai, punto e basta. Scrivilo alla lavagna. Non ci arriverò mai. Non ci arriverò mai. Hai sbagliato verbo. Non è il verbo ci arrivare, e arriverò a due R, correggi. Non ci arriverò mai. Bene, cos'è questo ci secondo te? Non lo so. Che cosa vuol dire? Non lo so! Beh, bisogna assolutamente scoprire che cosa vuol dire, perché è lui che ti fa paura, quel ci. Io non ho paura. Non hai paura? No. Non hai paura di non arrivarci? No, me ne strabatto. Prego? Me ne infischio, insomma, non me ne frega niente. Non ti frega niente di non arrivarci? Non me ne frega niente, punto e basta. E questo lo puoi scrivere alla lavagna? Cosa? Non me ne frega niente? Sì, non me ne frega niente. Me è meglio staccato da ne. Non me ne frega niente. Va bene, bene. E questo ne, per l'appunto, che cos'è questo ne? Silenzio. Questo ne, che cos'è? Non lo so io, è tutto quanto. Tutto quanto cosa? Tutto quello che mi stressa. Oui, ça c'est un chapitre sur le début d'une année où j'avais eu cette conversation avec un élève. Il me dit, je n'y arriverai jamais. Il dit, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est ce Y? Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ce EN? Et cette année-là, avec cette classe-là, qui était une classe particulièrement difficile, nous avions commencé l'étude de la grammaire par tous ces mots qui en apparence ne signifie rien. Les pronoms impersonnels, les pronoms adverbiaux, qui, quand vous les regardez de près, constituent le fond de commerce de la psychanalyse. In effetti questo è un capitolo che parla di un inizio di anno scolastico. All'inizio di quell'anno avevo parlato con questo studente che diceva sempre non ce la farò mai e non me ne frega niente, insistendo sul significato del ce e del ne, insomma. E quella era una classe particolarmente difficile. Avevamo iniziato a studiare la grammatica a partire da quelle frasi, diciamo, che apparentemente non hanno significato. Quindi studiavamo i pronomi impersonali, i pronomi avverbiali, che poi, a guardar bene, sono veramente tutto il patrimonio della psicanalisi. C'est-à-dire che ce sont pas des phrases, ce sont les mots eux-mêmes. Chez le psychanalyste, quelqu'un vient et dit je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'en peux plus. C'est évidemment sur le en que va réfléchir
le médecin. In effetti, sur le mot tout seul. Quindi in effetti non sono frasi ma sono parole, perché quando si va dallo psicanalista, qualcuno che va dallo psicanalista per esempio dice non ne posso più, non ne posso più, è su quel ne che andrà a riflettere lo psicanalista. Et nous avions donc cette année-là rebâti toute la grammaire en commençant par les mots réputés les plus difficiles, ces mots incompréhensibles. E quindi quell'anno avevamo rifatto tutta la grammatica cominciando da queste parole, diciamo, più difficili, apparentemente incomprensibili o prive di significato. Dès qu'on rencontrait un proverbe, un prénom adverbial dans un texte, quoi, de quoi que parle le texte, tchac, tout d'un coup, c'est comme si une lumière s'allumait dans le texte. Et qu'est-ce que veut dire ce mot qui apparemment ne veut rien dire? Et à partir de là, on était arrivé à établir par le biais de la grammaire, qui est un exercice réputé ennuyeux, on était arrivé à établir un certain, comment dire, degré de conscience claire, clarifier les consciences, clarifier les mécanismes de la conscience. Ed in effetti, leggendo dei testi, ogni volta che incontravamo un pronome era come se si accendesse una luce nel testo, ed è a partire da lì, e quindi attraverso lo studio della grammatica, che sono riuscito a chiarire le coscienze di questi ragazzi.